cosa c'è? Vision Air, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. È stata un vero successo la seconda giornata di Cinema Today, che ha portato in sala 1.013.465 spettatori e ha quasi raddoppiato gli ingressi rispetto al debutto di mercoledì 14 settembre, che sono stati 598.000. L'iniziativa, lo ricordiamo, propone il biglietto per il cinema a soli 2 euro ogni secondo mercoledì del mese. Il Trieste Science and Fiction Festival conferirà il premio Urania d'Argento 2016 alla carriera a Rutger Hauer. L'attore ritirerà il premio venerdì 4 novembre durante la cerimonia ufficiale in sala Tripkovic. Nel documentario della BBC Dangerous Days on the Edge of Blade Runner, Ridley Scott e lo sceneggiatore David Peoples dichiararono che fu proprio Hauer a scrivere il monologo di una delle sequenze più memorabili e toccanti della storia del cinema. Rimaniamo in Italia perché la Basilicata e la Calabria hanno ospitato le riprese di The Millionaires. Si tratta di un corto che vede l'esordio alla regia di Claudio Santamaria, tra i protagonisti anche Peppe Servillo. Il film è prodotto dalla Goon Films di Gabriele Mainetti, produttore e regista di Lo chiamavano Gigrobò. Al centro del racconto una storia noir tratta dall'omonima graphic novel dell'autore e illustratore svizzero Thomas Ott. Mentre dall'altra parte dell'oceano Justin Theroux, che abbiamo visto nella serie The Leftovers, raggiunge Paul Rudd e Alexander Skarsgård in Mute. Le riprese del film, diretto da Duncan Jones, sono già iniziate da qualche giorno a Berlino. Ambientato nel futuro, racconta la storia di un uomo senza voce che cerca una persona scomparsa. Per finire, è costato caro l'incidente accaduto ad Harrison Ford sul set di Star Wars Il risveglio della forza nel 2014. L'attore, nei panni di Han Solo, era stato colpito alla gamba da una porta metallica mentre si trovava nella ricostruzione del Millennium Falcon. Se la cavò con una frattura alla gamba, ma ora un tribunale di Londra ha inflitto alla compagnia di produzione del film, la britannica Foodless Production, una multa da 1.800.000 euro per non aver rispettato gli standard di sicurezza nei Pinewood Studios. Per il momento è tutto da Laura Buffa, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!